salutare anche i colleghi amministratori dei paesi vicini, il sindaco di Camigliano Vincenzo, Cenova per quello che stiamo ascoltando, vice sindaco di Natale per Giorgio Manzoppo. Approfitto per ringraziare anche i rappresentanti della stampa locale, Michele Ciccarelli, Franco Valeriani e Franco Falco che ho visto poco fa. Dunque, allora Antonio, che facciamo? Concretamente tagliamo, insomma, inauguriamo questa attività, ce lo vanno a recuperare? Bene, perché facciamo proprio, insomma, il taglio del nastro, quindi come si deve, come ufficialmente consolo che si faccia in queste occasioni. Tra l'altro, Antonio, io volevo ricordare a tutti, gran parte poi del nostro pubblico questa sera è composto proprio dai lavoratori, dalle lavoratrici, insomma, che settimana prossima cominceranno a lavorare in questa nuova realtà, e quindi, insomma, a voi chiaramente in bocca al lupo, sono già arrivati, vi faccio anche io personalmente, insomma, che tutto possa procedere per il meglio. Dimmi tu, Antonio, che facciamo? Ah, bene, bene. Intanto approfitto, insomma. Sono anche... ecco qua, è arrivato. L'abbiamo recuperato. Benissimo. Intanto io ricordo anche gli amici di Vitulazio 24 ore che non avevo dimenticato di menzionare. Prego signore, accomodatevi. Sì, dica. Prego. Grazie, sono rapidissimo, giusto due parole. Io sono Piero, faccio parte dello staff, dei ragazzi, sono anche un suo lavoratore. Volevamo semplicemente ringraziare Antonio perché ci sembra doveroso farlo, senza di lui non sarebbe mai nato. Allora invito le ragazze a portare qui il nastro, credo che il taglio, sì, devi solo sciogliere questo fiocco, lo tengono, ecco, le bimbe, insomma, sì, qui, lo facciamo qui, sì, è simbolico, insomma, quindi dovunque lo si faccia va sempre bene. Ecco qua, sindaco, credo che tocchi pure a te, insieme, ecco qua, taglio ufficiale del nastro. Grazie Antonio, ad Maiora per tutti, e a questo punto, insomma, concludiamo, invitiamo tutti giù al buffet inaugurale, va bene? Grazie. Intanto vi dicevo, uno dei responsabili, chiedo scusa, mi dice se volete visitare sopra le postazioni o...